Grazie Padre. Meraviglioso Gesù. Vogliamo leggere in Atti capitolo 5, Atti capitolo 5, leggeremo dal verso 12. Atti capitolo 5, dal verso 12. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli. E tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli, affinché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla correva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. È una bella scrittura quella che abbiamo letto stasera, e che verità. Quello che abbiamo letto è accaduto e può ancora accadere. La Scrittura ci dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perciò quello che leggiamo nelle Scritture, Gesù l'ha compiuta, anzi lui ha anche detto, voi farete opere maggiori. E qui vediamo che c'è un'opera maggiore che viene compiuta, perché nella Scrittura, negli Evangeli, non c'è una Scrittura che indica che l'ombra di Gesù guarisse. Eppure sappiamo che Gesù poteva guarire non soltanto con l'ombra, ma con qualsiasi altro mezzo, con la parola, imponendo le mani. Qui vediamo che Pietro, mentre passava, alcuni avevano così fiducia, non tanto in Pietro, ma nell'uomo di Dio che era Pietro, e che in Pietro c'era la presenza di Gesù, e dunque le persone prendevano i malati, li mettevano lungo la strada affinché l'ombra di Pietro potesse così adombrarne qualcuno, e chi veniva adombrato veniva guarito. E poi abbiamo anche letto che portavano malati sopra lettucci, c'erano anche persone che erano posseduti, erano schiavi da spiriti immondi e tutti abbiamo letto che venivano guariti. Qui stiamo parlando subito dopo la Pentecoste. La Chiesa è nata nel giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso sopra i 120 sull'alto solaio, e sappiamo che questa pienezza di Spirito Santo ha portato un ardore, un fervore nei cuori che prima, sappiamo, quando Gesù è venuto, erano cuori gelati, non erano neanche freddi, ma erano completamente gelati. Ma Gesù man mano ha potuto riscaldare questi cuori, e in modo particolare proprio nella discesa dello Spirito Santo vediamo questo avvenimento. Sappiamo che Pietro ha incominciato a predicare il Vangelo, moltitudini di persone si sono convertite a Gesù, si sono ravvedute. Molte altre persone sono state liberate, guarite, eppure non erano momenti anche facili questi, perché è vero che lo Spirito Santo era sceso, ma c'erano anche tante difficoltà, perché c'era la setta dei Sadducei, c'erano i farisei che cercavano di impedire loro di parlare, di testimoniare di Gesù. Nella stessa chiesa c'erano degli Anania, dei Saffira, di conseguenza anche nella stessa chiesa così piena di fervore, di Spirito Santo, c'erano quelli che ancora non avevano ben capito il piano di Dio, pensavano di potersi arricchire per le cose di questa vita. E sappiamo poi che hanno mentito allo Spirito Santo, sappiamo alla fine che hanno fatto, però vediamo anche come Dio interveniva potentemente. Lì la menzogna non poteva coesistere con la verità e ci dà un po' l'idea di quello che Dio non ama la menzogna, non ama la bugia, e vediamo che Anania e Saffira hanno perso la vita per questo motivo. Però vediamo anche che furono arrestati proprio nei versi successivi alla lettura che abbiamo fatto. A un certo punto i Sadducei dissero
presero i discepoli, li cacciarono in prigione e poi il giorno dopo dovevano comparire. E così i Sadducei dissero: andateceli a prendere. E quando andarono, trovarono le celle ben chiuse, le guardie davanti alla porta, ma Pietro e gli altri discepoli non c'erano, perché un angelo del Signore era andato e li aveva fatti uscire e si trovavano nel Tempio a predicare il Vangelo. E così andarono lì, li arrestarono e poi sappiamo che li riportarono davanti ai Sadducei dicendo loro: voi non dovete più parlare nel nome di Gesù, voi ci date a noi la colpa della sua morte, ma noi non c'entriamo nulla, in qualche modo, dicevano. E Pietro disse in quell'occasione: noi vogliamo obbedire a Dio anziché agli uomini. Cioè vediamo la potenza non dell'uomo, ma la potenza dello Spirito Santo all'opera. Ed è quella che noi abbiamo bisogno, fratelli. Noi non abbiamo bisogno di uomini. Abbiamo bisogno di uomini ripieni di Spirito Santo. Abbiamo bisogno non di una chiesa, ma abbiamo bisogno di una chiesa ripiena di Spirito Santo. Non abbiamo bisogno che ognuno possa mettere in risalto le proprie qualità, ma abbiamo bisogno che in ognuno di noi ci siano le qualità di Cristo, in maniera che possiamo vedere la Chiesa della Pentecoste, la Chiesa ripiena di Spirito Santo, perché questa era la Chiesa di Dio. E dunque Gesù non poteva non essere in mezzo a quella Chiesa per operare, per liberare, per guarire, per battezzare nello Spirito Santo. Tanto è vero che c'è una parola dove voglio soffermarmi che viene sottolineata in maniera molto forte, perché non c'era soltanto, perché c'era così la pienezza dello Spirito Santo? Perché c'era la presenza di Dio in una maniera così forte e tangibile? Perché c'era, oltre la presenza, c'era anche la santità di Dio. Tanto è vero che la santità di Dio era così forte che gli Anania e Saffira non potevano rimanere alla presenza della santità di Dio. E noi, fratelli, abbiamo bisogno anche della santità di Dio, perché noi possiamo diventare più santi, perché ci possiamo santificare ancora in un modo maggiore, che possiamo lasciare ancora le nostre lacune, le nostre perplessità, i nostri dubbi, ma anche il nostro carattere, che per quanto a volte possa apparire buono, però molte volte viene fuori l'umano, viene fuori il vecchio uomo. Invece qui viene sottolineato che il vecchio uomo era morto, il vecchio uomo non era presente. Tanto è vero che quando si è rivelato il vecchio uomo, nel momento in cui si è rivelato, ecco che Dio è intervenuto, parlando sempre di Anania e Saffira. Tanto è vero che la scrittura ci dice che tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Però dove voglio sottolineare è proprio questa parola: e tutti di comune accordo si ritrovavano. Ora, poco importava se era sotto il portico di Salomone, nel tempio, per strada, in un locale di culto, ma la cosa importante è che tutti di comune accordo si ritrovavano. E la parola accordo è una parola molto importante, molto forte, ed è molto difficile attuarla. Soltanto con la pienezza dello Spirito Santo questa parola può essere realizzata da ciascuno di noi e dalla Chiesa di Dio. La Scrittura ci dice, ed è Gesù che parla nel Vangelo, che se due si accordano a chiedere un qualsiasi cosa, quella cosa sarà loro concessa. Pensate, se due si accordano, ma qui sono più di due, qui sono migliaia, centinaia di credenti che erano di comune accordo, erano riusciti ad avere un pari consentimento non soltanto il sentimento, perché quando si parla di un accordo significa essere concordi. Ora, se fossero tra di loro concordi, ma non erano concordi legati a Gesù, all'amore di Dio, alla semplicità di Gesù, all'umiltà, alla mansuetudine, questo accordo non ci poteva essere. Ma questo accordo c'era ed era ben forte, perché erano legati tra di loro, ma erano legati anche a Gesù. A volte ci sono delle chiese e a volte anche noi possiamo essere in accordo tra di noi e magari non molto legati a Gesù, oppure legati a Gesù, nel senso: io amo Gesù,
io mi umilio davanti a Gesù, io voglio bene a Gesù, io credo in Gesù, ma poi non c'è un accordo tra di noi. Ecco perché la scrittura dice che bisogna prima amare Dio che vediamo, o meglio, prima dobbiamo amare il fratello che vediamo per dire che poi amiamo Dio. E dunque se io non sono in accordo con la Chiesa di Dio, non posso neanche dire di essere in accordo, in concordia con il Signore. Questi invece erano così. E noi fratelli dobbiamo cercare di trovare la semplicità di un tempo. Io sono convinto di una cosa, che quando c'è il bene di Dio, non c'è prova, non c'è dolore che può sciogliere quell'amore, quel bene. A volte i legami che si formano possono essere legami perché sono momenti dove passiamo un po' di solitudine, allora ci leghiamo un po' di più alla Chiesa. Ma qui non dice questo. Non dice che qualcuno, siccome si sentiva solo, allora va nella Chiesa di Dio, sta con la Chiesa di Dio e trova un accordo con il resto. Qui sta parlando di un accordo sincero, vero. Dunque c'è l'amore di Dio. Non è la solitudine che ci deve legare l'uno all'altro. Non è neanche il momento che magari stiamo attraversando. Magari attraversiamo momenti di prove e di conseguenza ci leghiamo di più alla Chiesa, cioè troviamo un accordo e dunque pianifichiamo per quel momento che dobbiamo essere legati alla Chiesa. Qui non dice tutto questo, fratelli. Questo è un legame che viene dal cielo indissolubile. Nessuno lo poteva sciogliere. È un po' come quella parola che viene detta nel Cantico dei Cantici, che le grandi acque non possono spegnerlo. E questo accordo che c'era tra questi credenti, con gli apostoli, con Gesù, con la Chiesa, erano così uniti che Gesù non poteva non operare, perché i sentimenti erano gli stessi, perché erano concordi. Concordi vuol dire anche essere in armonia. Noi abbiamo ascoltato alcuni strumenti che hanno suonato dei cantici, della musica stasera, ma erano in accordo, in armonia. Se ognuno suonava il proprio strumento, la propria melodia, sicuramente nessuno di noi avrebbe potuto cantare i cantici che abbiamo cantato, ma tutti erano in accordo, avevano le stesse note e suonavano con strumenti diversi. Noi siamo strumenti diversi, ma dobbiamo saper suonare le stesse note per essere in accordo, per essere in armonia, per vedere la gloria di Dio. Perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio. E la gloria di Dio non sono le parole che noi pronunciamo, ma sono le parole che noi pronunciamo per la potenza dello Spirito Santo. Non sono le gesta o le opere che noi facciamo, che compiamo, e che molto spesso per noi sono opere da parte di Dio. E a volte magari lo sono pure, ma altre volte potrebbero non esserlo. Ma la Scrittura dice che noi dobbiamo compiere le opere di Dio che ci pone davanti. E ci può chiamare di notte, di giorno, ci può chiamare mentre siamo al lavoro, mentre magari siamo a scuola. Noi non lo sappiamo. Dio è sovrano su ogni cosa. Ma quando c'è un accordo con Dio, riusciamo a sentire la sua voce. Come la Scrittura ci dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. Egli le chiama per nome e le pecore lo seguono. Se arriva un estraneo, non lo seguiranno. Qui sicuramente non c'erano degli estranei. Nel momento in cui degli estranei sono entrati nel corpo di Cristo, sono entrati nella Chiesa di Cristo, è stato lo Spirito Santo stesso a intervenire per mezzo degli uomini di Dio. In questo caso Pietro, ripieno di Spirito Santo, ma è lo Spirito Santo in Pietro che gli ha dato il giusto discernimento per capire come stavano le cose. Dunque è Dio stesso che interviene a favore della sua Chiesa e usa comunque degli uomini. E se nel caso non c'erano degli uomini da poter usare, bene, sarebbe intervenuto Dio stesso, perché Dio sicuramente avrebbe, avrebbe tolto, chiamiamo così, male dal suo popolo, dalla sua Chiesa. Perciò erano in accordo, erano concordi, erano in armonia. Tanti strumenti, ma un'unica melodia. E abbiamo letto che il Signore operava, liberava, guariva.
Noi vogliamo vedere, fratelli, non soltanto pregare per le guarigioni, per le liberazioni, per le conversioni, ed è buono che noi preghiamo, ma dopo aver pregato desideriamo anche vedere l'opera di Dio. Questi non solo pregavano, ma vedevano. Anche noi vogliamo realizzare quanto dicono poi gli apostoli, quello che abbiamo toccato con le nostre mani, quello che abbiamo visto con gli occhi, quello che abbiamo operato, quello vi raccontiamo affinché possiate credere pure voi, cioè affinché anche voi possiate fare le stesse opere, perché credere significa compiere le stesse opere, avere lo stesso Dio in mezzo a noi che opera le meraviglie. E noi vogliamo vedere che i nostri fratelli malati, li vogliamo vedere guariti. E allora bisogna intensificare quella che è l'opera di Dio nella nostra vita. E intensificare l'opera di Dio significa pregare di più, significa andare più d'accordo, significa manifestare l'amore di Dio e non l'amore proprio, che può essere un amore per interesse, un bene per interesse, che arriva per un tempo e poi se ne va. L'amore di Dio rimane, perché quando Dio lega qualcuno nel suo amore e quel qualcuno mantengono questo amore nel loro cuore, non può dissolversi come la nebbia al sole o come il ghiaccio al sole. Rimane. Anche gli apostoli, vediamo che tra di loro qualche volta c'è stata qualche discussione, ma poi arrivavano sempre a un accordo, ad essere concordi, ad essere in armonia. Perché significa anche essere in accordo, avere unità di sentimenti. Lì c'erano dei sentimenti che non erano più umani. E se c'erano dei sentimenti umani, perché anche nell'umano, come l'affetto naturale, è un sentimento che esiste, c'è ed è buono, perché comunque l'affetto naturale, avere amore per il proprio figlio, è una cosa naturale e ci vuole, certamente. C'era anche questo tipo di affetto, ma io non credo che quell'accordo erano perché quello era mio figlio, era mio nipote, era mio zio, era mia figlia, era mio marito, era mia moglie. Non credo proprio. Qui sta parlando di un sentimento che va oltre questo, che era il sentimento di Dio, posto nei cuori di questa Chiesa e si manifestavano. Tanto è vero che nelle letture precedenti notiamo che nessuno diceva questo è mio e questo è tuo, ma ognuno condivideva quello che aveva. Certo, oggi non c'è questa necessità di vendere le case, lì addirittura vendevano i poderi, vendevano le case e li mettevano lì presso gli apostoli in maniera che tutto quello che veniva guadagnato si poteva condividere con i fratelli più poveri. Ecco la Chiesa di Dio. I Vangeli dicono che vi riconosceranno non tanto da miracoli, non soltanto, come dice Luca, parleranno in lingue nuove, imperranno le mani sugli infermi ed essi guariranno, se berranno qualcosa di mortifero non ne avranno alcun male. Non soltanto per questo, attraverso questo, anche con questo, perché la scrittura ce lo dice, questi sono i segni che accompagneranno, ma Gesù altresì detto vi riconosceranno dall'amore, cioè dall'accordo, dalla concordia, dall'armonia, dai sentimenti che avete gli uni per gli altri. E quando ci sono questi sentimenti non si soffre soltanto per se stessi, ma si sa soffrire anche per gli altri. Non si ha soltanto compassione per i nostri cari, che può essere la moglie, il marito, i figli, ma anche per chi non ci appartiene, che non c'è un legame di sangue, ma c'è un legame di spirito. Questi erano legati nello spirito e naturalmente condividevano tutto, erano in accordo e il Signore operava, salvava chi doveva essere salvato, guariva chi doveva essere guarito, veniva liberato chi era posseduto da demoni e la Chiesa viveva nella gioia, proprio nella benedizione di Dio. Ma è possibile che la Chiesa di oggi non può arrivare ad avere questo accordo, questo sentimento? È possibile che la Chiesa di oggi non può avere questa concordia tra di essa? Io credo di sì, perché abbiamo lo stesso Dio. Ma come quei credenti l'hanno voluto, anche noi dobbiamo desiderarlo, fratelli. Perché Dio opera
in base ai desideri che noi abbiamo nel cuore. Dio non opererà mai ciò che io non voglio, ciò che io non ho. Ma se nel mio cuore c'è il desiderio di essere in accordo, di essere in armonia, di vedere la gloria di Dio non soltanto nella mia vita, ma anche nella vita della Chiesa, dei fratelli, delle sorelle, Dio non può non operare, perché Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Perché se noi dovessimo stasera cancellare questa scrittura che abbiamo letto e che sto predicando, non è più lo stesso Dio. Dio era lo stesso ieri, oggi, ma non lo è domani, e forse non lo è neanche oggi, era soltanto ieri. Fratelli, noi non vogliamo dire come una certa setta che dice che i miracoli sono cessati, le lingue non ci sono più. Noi, fratelli, noi crediamo che la Pentecoste c'è e come. Anzi, stando alle scritture, dice che la pioggia dell'ultima stagione è superiore alla prima stagione. E dunque noi dovremmo aspettarci molto di più di quello che sto leggendo, che abbiamo letto stasera, che possiamo leggere negli Atti degli Apostoli. Io credo che dipende dalla Chiesa, dipende da noi. Noi siamo, come Chiesa dirò, siamo una famiglia e deve essere vista in questo modo. È normale che nella famiglia ci sono chi magari è cresciuto è più maturo, c'è chi è meno maturo, c'è chi magari chi è un po' più spirituale, c'è chi lo è meno, ma comunque sempre una famiglia siamo. E dobbiamo saperci vedere con questi occhi. E dunque, se ci vediamo con questi occhi, nel momento in cui vediamo un bisogno, una necessità, come facciamo nella nostra casa, subito corriamo e troviamo e cerchiamo di risolvere il problema quanto prima. E così vogliamo fare con la famiglia di Dio, fratelli. Vogliamo prendere in accordo. Ora, questo accordo sicuramente non viene soltanto dal fatto che stasera sto predicando questa parola, da domani siamo tutti in accordo, tutti in armonia, suoniamo strumenti diversi ma armoniosamente, abbiamo gli stessi sentimenti di Gesù. Però una cosa credo che bisogna stare di più alla presenza di Dio, non soltanto quando siamo in chiesa, ma dovremmo ricercare la presenza di Dio di più quando siamo a casa e chiedere a Dio di metterci dei sentimenti nuovi, dei sentimenti suoi. Ed è tutto naturale che bisogna lasciare i propri, perché comunque noi abbiamo i nostri sentimenti, abbiamo i nostri legami, abbiamo le nostre simpatie, le nostre amicizie. Però questo non toglie che il fatto che uno possa essere un po' più legato con un fratello, con una famiglia, con l'altro, non essere in accordo con tutti gli altri. Io credo che anche qui Gesù stesso dice che Giovanni era il discepolo che Gesù amava, ma non perché Gesù non amasse anche gli altri, ma c'era un legame tra Giovanni che non dipendeva soltanto da Gesù, ma anche Giovanni, a differenza di Pietro e degli altri, era lì sempre alla presenza di Gesù, si appoggiava sul seno di Gesù. Io non lo so, perché la scrittura non ci indica perché era il discepolo che Gesù amava, ma questo lo vedevano anche i discepoli quando erano a tavola. Vi ricordate l'ultima cena? Proprio viene detto: è il discepolo che Gesù amava, gli chiese chi sarà questo. Dunque si resero conto gli altri discepoli che Gesù era innamorato di più di Giovanni, ma non perché faceva le differenze. E anche noi non è perché facciamo le differenze, è nel momento del bisogno che noi vediamo quando c'è un accordo, una chiesa unita, con gli stessi sentimenti, con lo stesso amore, che sa piangere nello stesso modo sia per l'uno che per l'altro, sa trovarsi nel dolore senza fare differenze, sa pregare, se lo sa ricordare quando va a casa, non soltanto magari quando ci raduniamo insieme che citiamo dei nomi e dunque preghiamo per quei nomi, ma gli stessi nomi che a volte citiamo in chiesa, non so, io spero che tutti noi quando siamo a casa ce li ricordiamo. Però se questo non succede, vuol dire che non c'è proprio questo accordo, non c'è questa armonia, non c'è questa unione come dovrebbe essere. Qui vediamo che la gloria di Dio si manifesta in maniera particolare. Addirittura Dio si serve anche degli angeli per liberare gli apostoli. E non è poca cosa.
perché gli angeli molte volte si sono manifestati e non si sono manifestati sempre. A volte si sono manifestati individualmente ad alcune famiglie, come la famiglia di Zaccaria, come la famiglia di Maria e Giuseppe, però sappiamo anche le testimonianze che vengono dette dal Signore per questi credenti, anche per l'Apostolo Paolo, ma sappiamo la vita dell'Apostolo Paolo, di Pietro, ma certamente l'angelo non si poteva manifestare per altri credenti come la chiesa di Laodicea, che era tiepida. Sicuramente non poteva manifestarsi un angelo. Che ci doveva andare a dire l'angelo a quella chiesa? Anzi, Dio stesso, per mezzo di Gesù, va a parlare a quella chiesa. Dunque vuol dire che Dio si può usare anche per risvegliare i nostri cuori in certi momenti, magari perché sono pieni di timore, perché magari sono pieni di paura. Io mi ricordo di una guarigione di una sorella che aveva un tumore maligno e ormai i medici l'avevano licenziata, moglie di un pastore, e di conseguenza si trovava in ospedale. E voi sapete che in ospedale ci sono alcuni che hanno il camice bianco, però in altri ospedali a volte, o il chirurgo, adesso non lo so, hanno i camici verdi, no? Mi pare quando operano, forse, non vorrei sbagliarmi. Hanno col camice bianco. E questa sorella, che si ritrovava comunque in uno stato terminale, era dormiva, ma poi si può dire che era sveglia, era un dormiveglia, e vide appunto verso di notte, verso le due di notte, ora non ricordo molto bene, comunque di notte, dopo che tutti i medici erano già andati via e c'erano gli infermieri, vide arrivare un medico col camice verde. E quando arrivò, gli chiese come stava, e lei rispose che stava abbastanza bene, che comunque confidava nel Signore. Voi sapete come noi siamo credenti, no? Appena abbiamo l'occasione, parliamo di Gesù. E dunque questa sorella incominciò a parlare di Gesù a questo dottore. E il dottore, dopo averla ascoltato per un po' di tempo, gli disse: non ti preoccupare, vedrai che domani mattina tutto andrà meglio. E se ne andò. Lei si addormentò e la mattina non aveva più il tumore perché era stata guarita. E dunque cercava il medico, ma quello non era un medico, era il chirurgo mandato dal cielo. Dio mandò un chirurgo dal cielo per guarire quella sorella. È ancora viva, vi dico anche il nome, è la moglie del fratello Specchi. In maniera che così vi posso, almeno potete constatare che quello che sto dicendo è vero. Io ve l'ho raccontato così, ma se sentite la sua testimonianza fa veramente venire la pelle d'oca nel senso buono della parola. Dio ha operato perché c'era accordo, e noi fratelli vogliamo accordarci per vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle guarite, liberate da vizi, da abitudini, da queste malattie così gravose. Poi certamente l'ultima parola spetta a Dio, però noi vogliamo fare la nostra parte. La nostra parte qual è? Quella di essere in accordo, di essere concordi, di essere in armonia, di avere gli stessi sentimenti che sono stati in Cristo Gesù. E poi noi, se anche Dio dovesse non risponderci, sicuramente metterebbe nella quiete, nella serenità, nel riposo sia la persona che sta per chiamare al cielo, sia le persone che sono intorno. Perché Dio è buono, fratelli. Qui c'è Stefano. Stefano lo conosco da 25 anni. E io mi ricordo quando il Signore ha chiamato sua sorella, Isabella, 15 anni. Una ragazza, uno splendore era. Voi la guardavate, sembrava la vita, e poi gli scontrarono un tumore proprio dietro le spalle, al midollo, adesso non ricordo molto bene, però io ho visto la gloria di Dio in questa ragazzina, che poi Dio ha chiamato, la salvò, ci fu un intervento nella sua vita, il chirurgo appunto ci fu un intervento, e il medico disse: non ho mai visto un tumore del genere. E stette 6 mesi sulla sedia a rotelle. Però vi dico in verità, aveva il fidanzato. Quando arrivava in chiesa, il fidanzato la
portava con la carrozzella, vero Stefano? Lei con questo sorriso smagliante. Cioè a me quello che ancora mi ricordo, sono passati 25 anni, adesso, forse anche di più, adesso non ricordo, ma 25 anni tutti, a me quello che mi è rimasto impresso era il sorriso. Cioè come se lei non aveva assolutamente nulla. Tanto è vero che se n'è andata col Signore proprio col sorriso. Cioè come se lei non aveva nulla. C'era accordo, c'era armonia. E noi quella che vogliamo ritrovare, fratelli, già in parte c'è, perché come Chiesa, devo dire, sarei un bugiardo se dovessi dire che non c'è un buon accordo, ma forse Dio ci sta chiedendo di più, di stringerci di più l'uno all'altro, di stringerci di più in preghiera anche, perché guardate, fratelli, che i miracoli sono sempre accaduti quando una persona ha pregato. Non sono mai accaduti così. Beh, io, sai, camminavo per strada, era un anno che non pregavo, era un anno che non leggevo la scrittura, oppure erano settimane, e poi a un certo punto, sai, io sono stato guarito, ho pregato per quello, ed è guarito. Io non ci credo, non ci credo. Io credo invece che quando c'è una preghiera continua, tant'è vero che i più grandi risvegli sono nati da uomini soli, ma erano uomini di preghiera, che poi questo fuoco così è divampato così tanto che altri credenti si sono risvegliati e hanno visto la gloria di Dio. Noi fratelli vogliamo vedere veramente la gloria di Dio. E la gloria di Dio cos'è la gloria di Dio? La gloria di Dio è Gesù che si manifesta in una maniera onnipotente, non potente, ma onnipotente in mezzo al suo popolo. Vedere conversioni che per noi sono quasi dimenticate, no? Quanti credenti che hanno parenti inconvertiti e che forse anche stasera, non so se sono qui presenti, che stanno pregando magari per dei parenti inconvertiti, che forse come Marta e Maria dice: Signore, sei arrivato un po' troppo tardi, questo è peggiorato, questo non si convertirà mai, questo è diventato proprio qualcosa di puzza già, in poche parole, va? Questo è da seppellire, non è da salvare. Invece, fratelli, noi vogliamo credere che anche chi puzza già, cioè chi sembra che non sarà mai salvato, sarà salvato. Vogliamo crederci. Io che vi sto parlando, quando i fratelli della chiesa di Bollate mi incontravano perché ero costretto a incontrarli, non perché volevo vederli. D'altronde venivano a casa mia, a volte ero costretto a trovarli, o magari andavo in ospedale a trovare qualche mio parente, li trovavo lì. Dicevano di me che io non mi sarei mai convertito, mai, tutti dicevano: no Michele, mamma mia, quello lì non si convertirà mai, eppure non mi sembrava che facessi quando c'erano loro, però mi guardavo e dicevo: quello non si convertirà mai. Hanno sbagliato, perché mia madre con la Chiesa c'era un accordo, c'era un'armonia di intenti e dunque Dio è intervenuto. Fratelli, Dio vuole intervenire. Vogliamo intensificare a casa, pregare. Tanto è vero che poi vi dirò cosa desidero fare, per chi lo desidera fare, perché comunque voi sapete che io non metto mai, diciamo, qualcuno alle spalle al muro e dire: dove devi farlo per fare. Chi lo vuole fare? Perché deve essere fatto in armonia, in concordia. Anche perché noi vediamo anche per la sorella Eusilia che si trova in questa situazione, noi vogliamo fare la nostra parte. Io quello, cosa posso fare io? Cosa possiamo fare noi come Chiesa? Cosa possiamo fare se non star vicino e pregare? Ma pregare intensamente? Poi Dio sa il suo piano. Però noi quando preghiamo vogliamo essere concordi nel fare un'unica richiesta. E la richiesta deve essere: Signore, guarisci. Poi il Signore non lo so quello che Lui deciderà. Però quando noi chiediamo, quando prendiamo un obiettivo davanti, non dobbiamo soltanto dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Vuol dire che scarichiamo ogni responsabilità su Dio. Ma nel momento in cui io dico: Signore, guariscila, mi prendo le mie responsabilità. In che senso? Che devo pregare intensamente. Perché se nel momento in cui io dico adesso: Signore, guarisci, ma poi vado a casa, mi dimentico, non prego, faccio passare i giorni e poi ogni tanto mi ricordo, ho lasciato le mie responsabilità. Nel momento in cui uno dice: Signore, guarisci, si prende le proprie responsabilità, che sono quelle di stare vicino,
di essere di consolazione, ma soprattutto, al di sopra di tutto, pregare. E noi vogliamo essere in questo modo. Che Dio ci aiuti, fratelli, a essere concordi, in armonia, perché questo passo della Scrittura non vogliamo soltanto leggerlo, come abbiamo fatto stasera, meditarlo, ma vogliamo vederlo manifestato in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, e anche in questa città di Ro, dove il Signore ci ha posti, e nelle zone limitrofe, per vedere ancora anime che si convertono, insomma, che vengono in mezzo a noi e capiscono che in mezzo a noi c'è veramente il Figlio di Dio, che c'è veramente Gesù, che veramente qui si manifesta la gloria di Dio, che veramente la potenza dello Spirito Santo è in mezzo a noi. Volete alzarvi in piedi? Alleluia. Benedetto Gesù. Di comune accordo si ritrovavano, volevano stare insieme, ma fare che cosa? Anche a mangiare, ma soprattutto a pregare, a spezzare il pane insieme, a rendere il culto a Dio. Alleluia! Anda la baracalamata sceva, Gesù. Accordiamoci stasera. Alleluia! Uniamo i nostri sentimenti a quelli di Gesù. Alleluia! Signore, glorifica il tuo nome. Signore, guarisci, salva, libera. Alleluia! Alleluia! Non vogliamo avere alcun timore, Signore, di chiederti di operare, perché vogliamo, Signore, essere in armonia con te, con la Chiesa, con i fratelli, con le sorelle, Signore. Vogliamo manifestare il tuo amore. Opera, Signore, gloria al tuo nome. Alleluia! Fa che in questo locale di culto si possa sentire una melodia, Signore, con tanti strumenti, diversi l'uno dall'altro, Signore, ma un'unica melodia che glorifica il tuo nome. Alleluia! Opera, Signore! Puta la baracalavada sceva, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Glorifica il tuo nome benedetto, Gesù. Vogliamo vedere la tua gloria, Signore. Vogliamo vedere la nostra sorella Eusilia guarita nel nome di Gesù. E così anche gli altri fratelli, le altre sorelle, Signore, che hanno bisogno del tuo tocco, nel nome di Gesù, Padre. Opera le tue meraviglie, Signore.